Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione dalle vallate. Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato poco distante dai binari della ferrovia non lontano da Pieve a Maiano. L'ordigno è stato scoperto solo negli scorsi giorni lungo la tratta tra Arezzo e Firenze. Stamani gli operatori specializzati erano sul posto per compiere l'atto di rimozione. Si tratta di una bomba a mano recuperata in un'area boschiva a circa 20 metri dalla linea ferroviaria. La zona durante il secondo conflitto bellico fu oggetto di vari bombardamenti. Si finge figlio per avere denaro, ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri di Magione insieme ad un complice nei guai con la giustizia. Sono finiti due ragazzi di 24 e 21 anni. Uno dei due ha telefonato ad una donna fingendo di essere suo figlio e chiedendole di accreditargli 900 euro su una carta prepagata. La donna, ignara del raggiro, ha eseguito il bonifico. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di risalire sia all'intestatario dell'utenza telefonica utilizzata dal presunto truffatore, sia all'intestatario della carta prepagata sulla quale è stato poi accreditato il bonifico. I due intestatari, originari della Lombardia e della Campania, sono quindi stati denunciati. A Città di Castello la CNA riunisce istituzioni e imprenditori per fare il punto sulla situazione economica, a partire dalle infrastrutture. L'incontro ha visto la presenza dell'assessore regionale Enrico Melasecche, che ha parlato di Guinza e Ferrovia Centrale Umbra. A Città di Castello, primo appuntamento della Giunta della Camera di Commercio dell'Umbria sul territorio, è stata un'occasione per fare il punto della situazione socio-economica e dei cantieri che riguardano le infrastrutture, dei quali ha parlato l'assessore regionale Enrico Melasecche. La Guinza parte dopo 30 anni. Le progettazioni stanno andando avanti per i due lotti umbri come per gli altri nelle Marche in Toscana. Credo che ci sia un momento di grande fervore da questo punto di vista. Abbiamo il tema della Ferrovia Centrale Umbra. Giovedì 8 ci sarà il ministro Salvini presente e andremo all'inizio dei lavori hard, quindi la ricostruzione totale della ferrovia dell'armamento da Perugia a Terni. Immediatamente dopo abbiamo l'ultima tratta, quella nord-nord, Città di Castello Sansepolcro. Quindi credo che diciamo di cose ce ne sono molte. È chiaro che ci sono punti nei quali magari il confronto va approfondito e ulteriori tematiche. Qui abbiamo anche l'altro tema del progetto Pinqua, doppio progetto Pinqua, perché uno riguarda la riqualificazione di tutte le stazioni della Ferrovia Centrale Umbra, l'altro riguarda tutta una serie di impegni su immobili di prestigio storici dell'Alta Valle del Tevere che vanno riqualificati e riutilizzati. Quindi c'è tanta carne al fuoco, ma devo dire anche l'ottimismo di tappe che rappresentano un po' delle pietre miliari nel rilancio un po' di quella che è l'economia di questi territori. Parliamo ancora di infrastrutture, ma spostiamoci nel Cortonese dove il governatore Eugenio Giani ha promesso un finanziamento importante per la zona di Cortona, in particolare la regionale 71. A febbraio la firma dell'accordo con il governo darà il via al piano regionale. Abbiamo deciso di investire 14 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione del terzo lotto della variante alla strada regionale 71. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'intervento è stato inserito nella delibera della Giunta regionale con cui si prevede il programma di interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione. L'intervento, ha spiegato il presidente, consentirà di alleggerire il traffico su Cortona e di fluidificare il percorso che dalla Val di Chiana arriva ad Arezzo e di qui in Casentino. Cortona, ha sottolineato ancora il Presidente, è un centro importante della Val di Chiana e nell'ambito della promozione turistica, culturale ed economica rappresenta un riferimento per l'intera regione. Il programma di interventi finanziati dal fondo sarà oggetto di un accordo la cui firma è prevista dunque a febbraio. La priorità è stata data agli interventi relativi a strade e mobilità, perché le strade non sono ammesse a finanziamenti da fondi europei e nel PNRR. A San Giovanni tornano le festività legate al carnevale con i carri e le tradizionali sfilate.
Tre giornate di sfilate, maschere, musica e divertimento. Torna la tradizionale festa del Carnevale a San Giovanni Valdarno con i carri allegorici e le sfilate a terra. Gli eventi sono organizzati dalla Società del Carnevale San Giovannese con la collaborazione e il contributo del Comune e dalla Proloco Cittadina. Le iniziative si svolgeranno domenica 4, domenica 11 e martedì 13 febbraio. Sono veramente importanti. A partire dalle 15 in Corso Italia sfileranno questi carri, ai quali i volontari del Carnevale hanno lavorato per tutto l'anno in maniera assolutamente, come ho detto, volontaria. Noi ci si lavora da tantissimi mesi e noi ci si mette veramente il cuore e l'anima perché si possa realizzare questa manifestazione veramente e tutti si possano divertire. Il primo carro sarà quello di Reggio Condo che, come di consueto, aprirà la sfilata. Il secondo carro, dal titolo Ma che grilli ciccia, ironizza sulla produzione di alimenti a base di insetti. Il terzo carro è un omaggio ai 100 anni del colosso dell'animazione della Disney a tema Sirenetta. Infine un ultimo carro dal titolo Coriandolo di Paci, dedicato ai più piccoli. Novità del Carnevale 2024 sarà un trenino su cui tutti potranno salire per un giro nel cuore della festa. Finiti la sfilata di aria ci saranno gli eventi, organizzerà la Proloco. In questo senso il 4 ci sarà un DJ set con animazione dedicata al Museo anni 70-80, l'11 sarà un DJ set dedicato a Masce Orso e l'ultimo di Carnevale, il 13, sarà invece uno spettacolo itinerante con il gruppo folk Arcobaleno. A Subiano la scuola primaria non è solo senza zaino, ma anche uno spazio aperto, attivo, un lavoro che ha visto insieme il Comune con il Consiglio regionale della Toscana e la Fondazione CRF. La scuola primaria di Subiano, oltre che ad essere una scuola senza zaino, diventa anche una scuola senza confini, con tanti spazi attivi all'esterno dopo i lavori che si sono conclusi alla risede scolastica. È una soddisfazione perché finalmente vediamo conclusi i lavori dell'ampliamento, è efficiente, quindi è pronto per l'installazione dell'ascensore, quindi alla fine insomma, saranno terminati tutti quanti i lavori, quindi la scuola sarà diciamo, ultimata definitivamente. Che alla fine la scuola non è fatta soltanto di muri, ma è fatta di spazi dove poter crescere, dove poter fare insomma, anche progetti educativi importanti. Per cui con la collaborazione anche della scuola siamo riusciti a progettare questi ambienti esterni e abbiamo partecipato a due bandi, al bando di spazi attivi della Fondazione Casa di Risparmio di Firenze e poi anche al bando regionale proprio per poter installare anche giochi che possano essere giochi inclusivi, quindi anche per i bambini con disabilità. Diciamo che questo lavoro di sinergia tra istituzioni, tra l'amministrazione comunale di Subiano da un lato, la possibilità di accedere a un bando del Consiglio regionale e anche l'aiuto di fondazioni ha portato a un egregio risultato. È un'amministrazione che investe sul futuro dei bambini e delle bambine, è un'amministrazione lungimirante che guarda e progetta il futuro. Proporre ai bambini degli ambienti di apprendimento, degli spazi che possano aiutare, che possano contribuire alla loro formazione come cittadini è molto importante. Sarà attivata domani all'ospedale di Gubbio, Gualdo Tadino, l'unità di osservazione breve intensiva in ambito cardiologico. Si tratta di un metodo innovativo per ridurre il sovraffollamento del pronto soccorso e migliorare l'assistenza dei pazienti di pertinenza cardiologica. All'ospedale di Branca, il primo in Umbria ad averla aperta. Gli specialisti daranno indicazione all'unità di OBI per lo specifico percorso assistenziale, mentre l'assistenza infermieristica viene effettuata da professionisti del reparto a cui il paziente è stato assegnato. Resterà aperta fino al 18 febbraio la mostra dedicata all'artista Tifernate Giorgio Ascani, in arte Nuvolo, scomparso nel 2008 all'età di 82 anni. Le sue opere, grazie ai docenti e al vicepresidente dell'associazione Archivio Nuvolo, sono diventate oggetto di studio per i ragazzi del liceo artistico di Gubbio.
Resterà aperta fino al 18 febbraio nel Museo dell'Accademia di Belle Arti di Perugia la mostra dal titolo Nuvolo Nuntius Revelatus, la pittura di serigrafia tra caos ed ordine, che chiude le celebrazioni dei 450 anni dalla fondazione dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, in cui Giorgio Ascani, in arte nuvolo, fu docente e direttore. La mostra è praticamente stata pensata da Bruno Corà e da Aldo Iori e da sottoscritto, ma principalmente da Corà, che ne è il curatore primario, sull'aspetto particolare di Nuvolo riguardo alla tecnica serigrafica e la pittura di serigrafia, quindi Nuntius Revelatus è la tecnica pittorica della serigrafia. Un centinaio le opere esposte che visioneranno anche i ragazzi del liceo artistico di Gubbio, che tramite un progetto di PCTO e di alternanza scuola-lavoro hanno iniziato ad indagare il percorso artistico di Nuvolo, composto da 32 cicli pittorici, una parte teorica insieme al tutor esterno Paolo Ascani e dai docenti Antonella Capponi e Maria Venturi. Per i ragazzi è fondamentale sapere il periodo in cui vivono, nel senso che avere anche la testimonianza di quelli che sono gli artisti contemporanei a loro. Ed è tutto anche per il telegiornale delle Vallate, grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci.